Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Maggiore trasparenza, tempi di risposta veloci e certi, digitalizzazione degli atti amministrativi e conferenza dei servizi, anche per via telematica. È quanto prevede la legge sulla semplificazione amministrativa approvata a maggioranza dall'Assemblea. L'articolato è stato illustrato in aula da Elvio Rostagno, Partito Democratico per la maggioranza, e Mauro Campo, 5 Stelle, relatore di minoranza. In vista della 64esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro di domenica 12 ottobre, il Consiglio regionale ha svolto nella seduta del 7 ottobre la commemorazione delle 40 persone che sono morte in Piemonte nel 2013 durante l'attività lavorativa. Mauro Laus, Presidente Consiglio regionale. La celebrazione da parte del Consiglio regionale sulle vittime del lavoro sta a significare la testimonianza e la vicinanza delle istituzioni rispetto a questo drammatico problema. Una nota, tra virgolette, positiva è che c'è una diminuzione delle vittime nell'anno 2013. Alessandra Lanza, direttore INAIL Piemonte. L'INAIL Piemonte dedica molta attenzione a quella che è l'attività di tutela globale, in particolare all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, attività di prevenzione che si sviluppa in vari progetti, anche in attività di finanziamento alle imprese che possano investire in materia di sicurezza. Pubblicare al più presto i bandi per le graduatorie di iscrizione frequenza e trasporti e libri di test, con una significativa riduzione del limite ISEE previsto in precedenza. È quanto richiesto dal Consiglio alla Giunta regionale con l'approvazione 35 sì, 8 no, 2 non votanti del documento che analizza le criticità della legge sulla libera scelta educativa emerse negli ultimi anni a causa della riduzione di risorse. Andrea Piano, Partito Democratico. Dopo anni di contrazione di risorse, limiti ISEE molto alti che hanno creato aspettative in migliaia di famiglie e sperequazioni per cui addirittura si sono negati gli assegni a famiglie con reddito più basso, finalmente diamo l'indirizzo affinché cambino un po' le regole, si mettano tetti ISEE più sostenibili e si faccia un po' di equità. Gianluca Vignale, Forza Italia. La scelta della giunta regionale di cambiare le regole per gli assegni di studio noi non la condividiamo per un motivo molto semplice. Il bando riguarda l'annualità 2013-2014 appena trascorsa, quindi vi saranno famiglie che hanno iscritto i loro figli con delle regole che oggi in modo retroattivo il centro-sinistra vuole cambiare. Si concluda con la premiazione dei 43 partecipanti al campus Einaudi, la Turin International Summer School, progetto della Consulta Europea in collaborazione con i più prestigiosi organismi internazionali che si occupano di formazione e ricerca. I premiati provengono non solo dall'Università di Torino, ma anche da numerosi atenei europei, asiatici, africani e sudamericani. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.